Io ho cominciato la mia carriera di fotografo professionista nell'ormai lontano 1996. All'epoca, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, sebbene in età, tra virgolette, avanzata, avevo 29 anni, decisi invece di intraprendere la carriera dell'avvocato, comunque quella del pubblico impiego, come sarebbe stato usuale fare, e decisi di seguire la mia passione che mi coinvolgeva da più anni, anche appunto durante gli anni dell'università, cioè quella della fotografia. Io facevo più fotografie che esami universitari, probabilmente, e quindi una volta liberatomi, diciamo così, dell'obbligo del conseguimento della laurea, decisi di switchare completamente il mio focus e puntai appunto a fare di quella che era una passione una professione, cioè aprì lo studio fotografico a Poggi Monzi e come tutti gli studi fotografici della metà degli anni 90, dove la fotografia era un po' diversa dalla situazione attuale, nel senso aveva una, diciamo, una diffusione sul territorio più classica, nel senso attraverso studi o fotonegozianti o studi fotografici vari, diciamo, decisi appunto aprendo lo studio di dedicarmi a una fotografia che incontrava allora i riferimenti della fotografia industriale, della fotografia pubblicitaria, della fotografia per privata come matrimoni, eccetera. Fu solo l'anno successivo, che attraverso l'incontro con una coppia di signori inglesi che si sposava qui in Toscana, capii che la genericità di uno studio non sarebbe servita a nulla e decisi di approfondire la fotografia di cerimonia sotto un aspetto reportagistico. Oggi questa cosa è molto più comune e normale di quello che si possa pensare, ma all'epoca fu comunque una vera e propria novità. Non è che voglio attribuirmi il ruolo di averla introdotta nel mercato, la fotografia di reportage nei matrimoni, ma comunque non sottolineo a caso il fatto che i clienti che ho citato erano inglesi perché la proposta che io gli feci, cioè di documentare in chiave spontanea il matrimonio, accolse, differentemente dalla clientela italiana, accolse da parte degli stessi clienti un'accettazione, potrebbe dire così, insomma, fu gradita in maniera esplicita, senza che addirittura vedessero cosa volevo fare, perché io gli dissi: le foto di matrimonio classiche sono queste qua, e illustrai e feci vedere un po' di classiche foto di posa, ma dissi: voglio fare tutte altre cose, cioè raccontarla tutta in bianco e nero, la vostra storia di cerimonia, farla sotto un aspetto reportagistico, spontaneo, inconsueto per certi versi, non formale, non celebrativo in senso canonico, ma vorrei raccontarla come un racconto, come un piccolo film, come una vicenda vera. Fu accolta di ben grado, di buon grado la cosa e da lì cominciare a fotografare i matrimoni con questo approccio.